grazie di questa opportunità. Abbiamo sentito parlare oggi di diventare imprenditori, imprenditrici per uno sviluppo sostenibile. Le università stanno facendo molto in tal senso, nei nostri ruoli di terza missione, di quello che chiamiamo innovazione sociale, è quello che stiamo facendo. In questo campo specifico, l'Università di Tor Vergata ha deciso di diventare, ha declinato la propria missione, la propria visione, da un'idea proprio del professor Giovannini, allo sviluppo sostenibile. Per questa ragione abbiamo promosso iniziative, progetti di ricerca, fabbriche di idee e quant'altro, promuovendoli non solo con finanziamenti propri, ma anche con l'idea di dare dei ruoli, tipo di reclutamento di ricercatori adatti. Ci siamo focalizzati su qualcosa che abbiamo discusso anche questa mattina, cioè le disuguaglianze di tipo naturale, le persone che hanno un handicap, ovviamente perché ci sono nati, un handicap genetico, oppure perché l'hanno acquisito per una serie di ragioni diverse. E naturalmente questo crea dei numeri incredibili, 4 sono i milioni di persone in Italia con disabilità, 700.000 ogni anno lo fanno perché hanno un infortunio sul lavoro o anche camminando o per altro. E di questi abbiamo circa 16.000 all'anno ricevono un'amputazione degli arti. Sono dei numeri incredibili. 16. Se poi pensiamo che abbiamo 3.500 persone paraplegici che sono assistiti naturalmente dalle strutture INAIL e di questi 802 sono invece tetraplegici, noi possiamo immaginare quanto abbiamo discorso anche stamattina che a queste persone manca qualcosa per essere uguale agli altri. Questo no, mi perdoni professore, no, ha colpito l'intero panel il fatto di 16.000 persone ogni anno che subiscono in Italia un'amputazione. Cioè, poi noi ci dimentichiamo ovviamente perché magari si legge una cosa al volo, un incidente, o si sa per questioni di natura personale, però sono numeri enormi che toccano. Mi scusi, incredibili, e se pensiamo anche a quello che è stato detto stamattina, cioè l'assistenza a queste persone, sia in termini strumentali o di supporto, è quello che abbiamo detto prima, cioè dare la cosa uguale a persone che uguali non sono. Ogni handicap è diverso, ogni persona è diverso, ognuno ha il suo handicap, e non possiamo dare la stessa sedia a rotelle o lo stesso strumento che serve a tutti. E quindi crea problemi di ingombro, problemi economici, problemi di quello che chiamiamo un riferimento personalizzato. Per questa ragione uno dei nostri spin-off, che si è della facoltà di ingegneria, si è specializzato proprio in questo, cioè migliorare con l'ausilio di strumenti tecnologici, sensori e quant'altro, il compito di misurare innanzitutto il problema in termini oggettivi e non soggettivi, come oggi viene visto un handicap, e soprattutto migliorare le abilità e le capacità in termini sia di privacy sia di praticità, e riducendo i costi e quindi anche l'ausilio di personale diversi. Come in che cosa Captix, che questo è il nome di questo spin-off, ha realizzato un guando sensorizzato che consente ad esempio a persone che hanno problemi di linguaggio di utilizzare il linguaggio LIS soltanto col movimento delle mani, o persone che hanno avuto un'amputazione degli arti di simulare ad esempio una tastiera al computer perché lo può fare questo guando, o altri sensori che vedete lì sono indossabili per monitorare ad esempio i movimenti, le capacità motorie, o la scarpa sensorizzata che consente di misurare la cinetica specifica di quella persona e costruire un avatar di quell'individuo sul computer, sul quale poi viene, perché manda tutti i dati ovviamente ad uno smartphone che poi viene comunicato direttamente alla struttura clinica che lo segue in modo particolare. Il guando sostituisce la tastiera, i gesti vengono interpretati naturalmente direttamente, non occorre imparare l'uso del PC, ma perché questo gesto è un gesto naturale che la persona amputata riesce a fare anche se non ha più l'arto. Ecco, col guanto i gesti dei sordomuti vengono trasformati in frasi di linguaggio, cioè lui muovendo le dita il computer traduce e traduce questo che vuole dire la persona con handicap in parole che vengono lette. Quindi è come se scrivesse sostanzialmente. Esattamente tutto. Questo è tutto. Beh, grazie, è tutto, ma non è, mi permetta di dire, è tutto, ma non è poco. È tutto, cioè, abbiamo dei, le rubo solo qualche secondo. Quanto è complicato o quanto in realtà è meno difficile di quello che si pensi fare cose del genere in una università pubblica italiana? Dunque, è stato all'inizio complicato, io mi sono trovato spesso in difficoltà all'inizio perché il nostro sistema... Lei cosa insegna?
Io insegno genetica medica, quindi tutte altre cose rispetto a questo, ma il problema era che quando ho dato origine a molti di questi sviluppi di start-up, eccetera, l'idea che le università potessero creare dei propri business in questo modo è ancora difficile, soprattutto perché il giorno dopo ti arriva magari un ASL di turno che ti viene a verificare, a fare i controlli, le verifiche, e te lo chiude nel garage, non invece come la Silicon Valley che te lo aprono. E il motivo è semplice, non perché ci sia una volontà restrittiva, è semplicemente perché non si capisce che cos'è uno start-up. La legge non è chiara, molti colleghi nostri oggi sono sotto inchiesta, sono sotto indagine perché hanno dato origine a sviluppi di questo genere, ma perché la normativa non è chiara, cioè qual è la consulenza professionale di un professore, della ricerca o è professionale, ed è dov'è il limite che distingue una consulenza di tipo scientifico professionale da una consulenza scientifica di ricerca, e che tutto questo le norme italiane non lo prevedono ancora e quindi ci creano incomprensioni col sistema che stiamo cercando. Di, in questi giorni, tra l'altro, la conferenza dei rettori italiana ha aperto un tavolo con vari enti, tra cui l'ANAC, per cercare di capire dov'è il limite di queste cose, perché questo impedisce a sviluppare quello che abbiamo sentito anche prima, il talento delle persone per fare start-up innovativa. Il talento dove si trova? Nei giovani. I giovani dove si trovano? Nelle università. O capiamo questa equazione oppure non andiamo molto lontano. Grazie professore. Grazie a Giuseppe Novelli, rettore di Tor Vergata.